buongiorno a tutti. Abbiamo iniziato in modo un po' anomalo rispetto alla tradizione dei nostri seminari. Riprendiamo e portiamo provvisoriamente a termine la riflessione che abbiamo iniziato in settembre, ma che abbiamo iniziato in realtà già l'anno scorso, a settembre dell'anno scorso, l'anno scolastico scorso. Trovate qua sul programma un'immagine che in qualche modo abbiamo visto. La richiama almeno per due terzi, perché era un'immagine sulla quale il gruppo aveva discusso e vorrebbe avere la funzione di riportare visibilmente il tema della giornata, cioè l'inclusione, cioè il tema, la qualità dell'inclusione che abbiamo analizzato nel corso di tutto l'anno attraverso le esperienze dei consigli di classe e dei dipartimenti. In piattaforma c'è un bellissimo e molto corposo per di discussione, alcuni dei quali non sono solo interventi, ma sono quadri di sintesi, di progettazione del lavoro di tutti i gruppi, tutta l'articolazione di consigli di classe e dipartimenti che faranno. Adesso, in questo momento, siamo in una fase abbastanza inclusiva, nel senso che rispetto al tema inclusione abbiamo scelto tre elementi, tre esperienze portate avanti nel corso dell'anno. Le tre esperienze sono una, la prendiamo in cooperativa delle prime, con la quale abbiamo iniziato. La seconda seguirà, è il tema della valutazione formativa, che ha coinvolto, a differenza del primo, tutto il collegio docenti. E la terza è la documentazione, che come processo fatto con i ragazzi all'interno delle classi seconde. Ora, il lavoro di oggi, e io interrompo un attimo la prima attività per spiegare il senso, è questo. I colleghi dei tre che si fanno carico di proporre i tre temi li riportano alla nostra conoscenza, mettendo insieme alcune tracce del lavoro e aiutandoci a ricostruire. Alcune le conosciamo bene, no? Altri probabilmente meno bene, lo conoscono soltanto i docenti che erano coinvolti in quella classe. Quindi i colleghi ci aiutano a ricostruire tutte le esperienze. A noi tocca guardarle, ma guardarle con una intenzione ben precisa, cioè capire cosa c'è dentro, quali idee, valori, riferimenti, saperi professionali coinvolgono, e poi leggerle e interpretarle alla luce dell'inclusione. Cioè, in quel momento, quello che accade nelle classi, nelle aule, nel collegio, è inclusivo? Ognuno dei tre punti, ognuna delle tre esperienze funziona in questo modo. C'è una parte iniziale in cui noi cerchiamo di capire, i colleghi ci aiutano in qualche modo a capire come si è svolta. C'è una parte di dibattito in cui il compito di tutti voi è quello di cercare di andare a fondo delle esperienze che vengono presentate. Le esperienze non sono qua perché noi diciamo sono belle, che bravi i nostri colleghi l'hanno fatte, oppure che bravi siamo noi che le abbiamo portate avanti. Le esperienze sono qua perché siano capite da tutti e perché venga deciso insieme se hanno un senso nel percorso di inclusione della scuola. Quindi è compito di tutti voi per andare a fondo e cercare di capire tutto, anche quello che nella presentazione iniziale dei colleghi potrebbe non emergere. Alla fine poi dovremo decidere. La decisione non è soltanto di gradimento, che non è come è successo in altri anni, ma la decisione di assunzione, di modifica di alcuni aspetti, di integrazione, di quale valore attribuiamo a questa esperienza che è stata fatta. Diventa nostra, diventa parte del curriculum della scuola oppure no? Ancora, cioè due indicazioni di metodo. Possibilmente cerchiamo di prendere l'esperienza e metterla al centro con il distacco di chi assume un ruolo, che è un ruolo di ricerca in questo momento, quindi cerchiamo di staccare l'aspetto più emotivo, l'ho fatta io, quindi mi dispiace se, cerchiamo di staccare da questo atteggiamento, di assumere un atteggiamento un po' più di riflessione da ricercatore quale dovremmo essere. Usiamo l'argomentazione a sostegno di quello che affermiamo, cioè nostre posizioni siano argomentate,
E per ultimo un chiarimento rispetto alla telecamera. Noi lo usiamo sempre per documentare tutte le attività. In questo caso avrà uno scopo aggiuntivo. Ieri ci siamo chiesti se nei nostri dibattiti non si stiano confermando purtroppo determinate dinamiche, un po' autoreferenziali, un po' di ruolo, di non sempre un po' il suo ruolo, eccetera. Quindi questo strumento ci potrebbe servire, se abbiamo tempo, energia, eccetera, per rivedere successivamente qualche momento di questa giornata e vederci mentre discutiamo, mentre dibattiamo, mentre portiamo avanti il seminario. Quello che avete sperimentato qua, il lavoro che vi abbiamo chiesto di fare, era un assaggio di quello che vi illustreremo adesso e di quello che abbiamo portato avanti in realtà. Devo dire che siamo andati oltre le nostre aspettative, temevamo molto peggio, pensavamo che per stanchezza l'idea di cooperare perché abbiamo preso questa strada quest'anno. Allora, le motivazioni erano principalmente quattro. Avevamo sperimentato già tutti dei lavori di gruppo in passato, chi già in modo strutturato, basandosi proprio sull'apprendimento cooperativo, chi invece improvvisando parecchio, e quindi avevamo sentito l'esigenza di strutturare meglio queste attività. E in più avevamo di fronte quattro prime ancora sconosciute. E quindi ci sembrava proprio un'occasione favorevole per lavorare molto sulla formazione del gruppo d'asse. Venivamo anche da letture estive che ci avevano sollecitato parecchio sull'argomento del lavoro cooperativo, e poi, come diceva Enrica prima, l'immagine che avevamo proiettata prima richiamava anche una delle cose di ordine che ci eravamo date all'inizio dell'anno, la lentezza. E, in effetti far lavorare i ragazzi in modo cooperativo è molto lento ed è faticoso lavorare con lentezza insieme agli alunni. Con quale scopo abbiamo deciso di fare, quale scopo ci siamo dati per questo lavoro? Diciamo che gli scopi erano su due fronti. Uno dal nostro punto di vista di docenti, volevamo creare delle occasioni per ricercare insieme. Quindi darci un argomento, un filone di lavoro che ci servisse come ricerca e farlo in modo condiviso. Eravamo anche avvantaggiate da un lavoro piuttosto condiviso in parallelo nel ciclo precedente, quindi ci è venuto facile poi decidere di lavorare parallelamente con le quattro prime. Dal punto di vista degli alunni invece scopi erano due. Uno, appunto, l'aspetto dell'inclusione, e avevamo pensato che l'apprendimento cooperativo potesse favorire l'inclusione degli alunni più in difficoltà. E dall'altro volevamo rinforzare le abilità sociali, che si basa sulle abilità sociali, ma le abilità sociali non sono innate, e quindi abbiamo fatto un lavoro anche molto propedeutico, finalizzato principalmente. Diciamo che allora a settembre, dopo essere appunto partiti da queste letture estive che spesso facevano riferimento all'apprendimento cooperativo, abbiamo incominciato a incontrarci un gruppo di persone, delle prime, non tutti i consigli di classe, per condividere le nostre opinioni sulle strategie migliori, sulle nostre esperienze precedenti e sulle letture che avevamo e sulla bibliografia che potevamo portare. E abbiamo cercato poi di coinvolgere all'interno delle nostre prime le persone che potessero o essere interessate o che pensassero che la loro attività poteva essere adatta a questo tipo di modalità cooperativa. Diciamo che come poi svolgimento del lavoro, sicuramente cioè nelle prime sono stati dei lavori per quello che riguarda italiano, storia, geografia, in alcuni casi scienze, in alcuni casi musica, in alcuni casi arte e storia, diciamo, laboratori di beni culturali. Perché cioè, non dovremmo che pensaste che noi abbiamo svolto un lavoro cooperativo in tutte le nostre attività, in tutte le nostre, nostre materie. Anche per quello che riguarda storia, geografia,
particolarmente adatta al lavoro cooperativo, per esempio appunto come avete fatto voi l'analisi di un'immagine, la costruzione di un testo, l'analisi di un testo, una carta, per esempio, per quello che riguarda la geografia. Quindi diciamo che a settembre siamo partiti così. Una volta conosciute le classi, e tra l'altro classi anche diverse, vedremo poi in particolare il caso di una classe sulla quale eravamo perplessi, che invece poi magari ha avuto giovamento dal lavoro cooperativo, abbiamo avviato i lavori. E tendenzialmente abbiamo quindi cominciato tutti nello stesso modo a proporre l'attività e a rinforzarci anche le une con le altre, nel senso che nelle varie materie ripetevamo diciamo le stesse cose relativamente alle modalità, e poi abbiamo cominciato gradualmente a inserire i ruoli. Per esempio, a noi sono stati proposti 5 ruoli, però in realtà nelle classi abbiamo incominciato con 2, poi siamo arrivati a 3, poi siamo arrivati a 4. Per esempio, il ruolo del sostenitore, non si viene mai la parola, il ruolo del sostenitore non è ancora stato trovato, diciamo, dai ragazzi. E poi, man mano che ci sembrava di trovare qualche cosa per cui, non so, fosse necessaria la scheda per l'esposizione dell'osservatore, oppure fosse necessaria la scheda per valutare i lavori, e così via, le abbiamo man mano aggiunte. E quella, la cosa direi più interessante è che alla fine noi abbiamo, penso, stabilizzato un metodo di lavoro, nel senso che abbiamo preso delle cose che ci trovavano in bibliografia, dei metodi già strutturati, però poi abbiamo cercato di applicarli per arrivare a una modalità appunto condivisa e che potesse essere adatta naturalmente ai nostri contesti, alle nostre classi, quindi anche con determinate differenze. Perché forse la cosa direi più interessante è quello per cui si può dire che nei nostri limiti abbiamo fatto della ricerca azione, è stato che poi tutto questo è stato veramente molto condiviso tra di noi e con un certo grado di riflessione, nel senso che dopo ogni step, diciamo, dell'attività, o all'interno dei consigli di classe o tra noi, ci confrontavamo molto per riflettere su come erano andate le cose, su come si potessero magari cambiare i gruppi, come ci fosse appunto la necessità di qualche strumento nuovo e così via. E questo per esempio, adesso non so se riuscirete a leggere, comunque questo è un esempio tratto da un consiglio di classe, in cui giusto si racconta, si propone, si propongono degli strumenti, insomma si cerca di condividere molto tutto. Cioè noi quindi abbiamo cercato di capire da qualcosa che era di ricerca in generale, abbiamo cercato di applicarlo alle nostre classi e abbiamo cercato soprattutto di rifletterci. E quindi da questo punto di vista penso che sia stato un buon, una cosa che nella collaborazione è sicuramente funzionata. Dunque, io vi accenno a qualche concetto, ma così proprio un accenno che sta dentro la teoria dell'apprendimento cooperativo, e sono concetti che noi abbiamo anche condiviso con i ragazzi quando abbiamo presentato l'attività e li abbiamo ripresi poi stesso quando, diciamo, quando le attività sono state riproposte. Beh, intanto, come dire, il concetto principale è che fondamentalmente in gruppo si impari meglio, nel senso che attraverso il lavoro di gruppo i ragazzi migliorano reciprocamente il loro modo di apprendere, il loro apprendimento. Un concetto importante che viene proprio ribadito spesso dalla teoria dell'apprendimento cooperativo è l'idea dell'interdipendenza positiva. Diciamo che l'attività deve essere strutturata il più possibile in modo che passi concretamente l'idea che, come dire, la riuscita del singolo è subordinata alla riuscita del gruppo. Cioè se il gruppo non riesce a ottenere il proprio risultato, anche il singolo viene, come dire, penalizzato. E viceversa, quindi un altro concetto è quello della responsabilità individuale, ciascuno deve, come dire, assolutamente partecipare al compito. Come diceva prima Paola, un altro concetto importante è questo delle abilità sociali, cioè l'idea è che per lavorare in gruppo
ci sia bisogno di mettere in campo delle abilità sociali che, come dire, devono essere rinforzate, devono essere esercitate, non si possono dare per scontate nei ragazzi e forse in generale neanche negli adulti, ma comunque appunto queste abilità sociali vanno esercitate ed è un po' quello che di noi ci siamo concentrati nel nostro lavoro. Adesso sempre un accenno, che se l'avete già visto, a come proprio funziona, diciamo, la lezione cooperativa. Beh, innanzitutto c'è un grosso lavoro di preparazione, bisogna preparare la consegna in maniera che sia il più strutturata possibile, il più chiaro possibile. Bisogna poi, in fase di preparazione, organizzare i gruppi. Ci sono tanti criteri per preparare i gruppi, naturalmente la letteratura dà un sacco di spunti. Tendenzialmente si usano gruppi eterogenei, si può decidere, infatti nelle classi sono state usate queste due modalità, cioè se tenere gli stessi gruppi più o meno per un periodo piuttosto lungo, oppure ad esempio in una classe invece i gruppi venivano cambiati spesso perché un bambino metteva in seria difficoltà i propri compagni di gruppo, quindi per permettere un po' a tutti di sperimentare il lavoro questi gruppi venivano cambiati in modo che questo bambino si trovasse insomma situazioni diverse. Bisogna sempre in fase preparatoria assegnare i ruoli. I ruoli sono tantissimi, noi abbiamo usato per lo più quelli che vengono chiamati i ruoli di gestione, cioè proprio relativi alla qualità della cooperazione, mentre invece poi ci sono anche ruoli di apprendimento, ci sono un sacco di ruoli che si possono utilizzare. A questo punto sì, prima di dire ai ragazzi quali sono i gruppi e quali sono i ruoli, si spiega l'attività in maniera molto chiara, si chiariscono i tempi, si chiarisce il discorso delle finalità, eccetera. A questo punto si mostrano i gruppi e si chiede ai ragazzi di disporsi nel setting più adatto. Ovviamente, lo ribadiamo ancora una volta, bisogna avere pazienza, nel senso che è normale che qui nei tempi ci sia una gran confusione. Ad esempio si può magari dare un tempo, dire gradualmente, magari non so, vi do 5 minuti, la volta prossima ne do 4, provare a diminuire gradualmente. Durante l'attività il docente osserva con la griglia che avete visto e alla fine, altra cosa molto importante per monitorare appunto queste abilità sociali, bisogna condurre una discussione alla fine dell'attività proprio a partire dalla scheda dell'osservatore interno, quella che voi avete usato, per appunto per esplicitare l'andamento della qualità della cooperazione. Infine la valutazione. Abbiamo valutato più o meno in modi diversi, però questi tre elementi devono essere sempre presenti, cioè la qualità della cooperazione, quindi come è andato qui, sempre in relazione a quel discorso dell'interdipendenza positiva, no? È un modo per far capire ai ragazzi che se il gruppo non lavora in maniera efficace, bisogna considerare il prodotto, il risultato, la vostra analisi della scheda e poi anche la prestazione individuale, sempre in riferimento invece alla responsabilità individuale. Questo più o meno è come si è svolto il lavoro, il modello che abbiamo fatto, il modello finale. Riguardo all'anno prossimo, diciamo, le quattro prime hanno lavorato trasversalmente in maniera molto attiva e si sarebbe pensato, visto che appunto come diceva Alice è stato seguito prevalentemente il metodo Johnson & Johnson, che è quello più propedeutico alla strutturazione del lavoro cooperativo, si è pensato l'anno prossimo di proporre il Jigsaw, che vuol dire praticamente mosaico, mettere insieme una seggia, c'è un obiettivo comune e i vari membri del gruppo hanno un compito unico che praticamente messo insieme gli altri fa arrivare alla conclusione del lavoro. Quindi è un po' più complicato da realizzare perché appunto ogni membro del gruppo avrà un ruolo molto forte sulla sua abilità, però proveremo poi a studiare il modo di renderlo attivo. Per quanto riguarda invece la criticità di questa esperienza, sicuramente l'obiettivo inclusione è stato raggiunto non sempre o comunque sempre solo in parte.
da tutte le varie esperienze che hanno fatto le classi è venuto un po' fuori che gli alunni più fragili, quelli che non hanno grandi abilità sociali, spesso non riescono poi a entrare completamente nel lavoro e anzi in alcuni casi sono anche stati un po' redarguiti da quelli un po' più bravi. Questo penso che fosse comunque prevedibile perché le classi erano nuove, non li conoscevamo molto bene e l'utilizzo del metodo Johnson & Johnson era meno inclusivo rispetto a quello della Cohen, che era studiosa, che poi è andata avanti nel progettare questo genere di attività. Il metodo della Cohen è più inclusivo, però presuppone da parte di chi prepara l'attività una conoscenza delle classi che in prima è molto difficile avere, perché bisogna conoscere molto bene le caratteristiche di ogni singolo per poter mettere in classe i ruoli. Quindi speriamo che l'anno prossimo l'inclusione possa con il GITSO fare un passo avanti, perché in effetti le fasce deboli sono rimaste un po'. Cioè, tra i deboli, chi aveva abilità sociali è emerso un po' di tutto. Al contrario, chi non aveva neanche le abilità sociali è rimasto sempre un po' non da parte, ma comunque con un buono. Sì, poi c'erano i commenti di alcuni ragazzi: oh mio Dio, il lavoro di gruppo ti spinge a trovare strategie e ti porta a conoscere le persone, a fare sacrifici per portare a termine il lavoro, come avete sperimentato voi oggi. Sì, no, interessante la seconda, che vedete, no? C'è un po' delle criticità forti di una classe. Questa è una citazione da uno dei questionari che abbiamo proposto in fine di attività, cioè riusciva a lavorare, fermava il gruppo. Allora lui ed io è la compilatrice del questionario, lui ed io ci siamo staccati dal resto del gruppo e io gli ho dato una mano a lavorare, così è riuscita a capire meglio particolari aspetti delle cose. Questa, diciamo, che è una citazione che noi abbiamo portato proprio a favore, ecco, non è una criticità del lavoro cooperativo nei confronti dei cosiddetti deboli. A proposito di questo, appunto, guardiamo il bilancio. Il bilancio si può dire, e se lo dico io, è diciamo positivo, no? Abbiamo cercato di, come dire, focalizzarci sul bilancio diviso quello che è accaduto per gli alunni e quello che è accaduto anche per noi, come siamo cresciuti, se siamo cresciuti e se siamo cambiati. Allora, il lavoro di gruppo innanzitutto ha permesso di riflettere sulle capacità, cioè ai ragazzi ha permesso di riflettere sulle loro capacità. E pensare che questa compagine un po' eterogenea di ragazzetti appena arrivati, appena sistemati in una classe, dopo 15-20 giorni, essere accorpati in gruppi appunto eterogenei, messi su anche con delle conoscenze da parte nostra relative sulla classe, li ha fatti crescere abbastanza velocemente e vi ha permesso di fare una roba che noi, quindi, un po' che ci stiamo lavorando su, cioè di poter fare una mia produzione sulle loro capacità, sul processo di come stanno imparando, di come stanno intelligendo tra di loro. C'è, è emersa, una maggiore autonomia da parte dei ragazzi e questo, voglio dire, è emerso soprattutto in quelle situazioni più forti, cioè più difficili, in classi, in una classe dove comunque è difficile, davvero difficile fare qualsiasi cosa, invitarli a prendere via a scrivere le consegne, a mettersi in fila per uscire, finalmente per uscire, cosa impossibile. Il lavoro di gruppo, così come Laura questa mattina vi ha dato queste consegne, magicamente dopo 5 minuti la consegna, l'orologio, la colonnina del volume di luce, questi signori lavorano, il gruppo lavora, assumono i ruoli, hanno interiorizzato quasi immediatamente i ruoli e queste cose vengono fuori proprio nelle loro quindi grazie, nelle loro riflessioni. Queste riflessioni vengono fuori, questo che vedete, anche le cose che vedete prima sono venute fuori da confronti immediati alla fine dei lavori di gruppo e poi da un questionario di contazione, diciamo, che noi abbiamo dato proprio alla fine dell'anno, la settimana scorsa. Per quanto riguarda i ruoli, loro hanno sempre fatto lavori di gruppo, ma magari non spessissimo, non sempre, hanno avuto dei ruoli palesi come li abbiamo dati noi e come li avete avuti questa mattina. Quindi i ruoli, alla fine dell'anno viene fuori che i ruoli, anche se l'insegnante è inutilità, non ti dice che tu sei osservatore, moderatore, eccetera. Ragazzetti di 12 anni ci hanno detto che anche se l'insegnante non te li assegna, è naturale che poi li assumi. Per quale motivo? Perché almeno hai
hai teorizzato questa cosa, è naturale che poi spontaneamente tu ti senti osservatore, ti senti moderatore e all'interno del gruppo riprendi questa cosa anche se non ti viene data, non ti viene messa più l'etichetta da parte del docente. È bello per i ruoli, perché in questo modo anche più ti viene nascosti nella vita della classe, hanno un ruolo ben preciso da mantenere, quindi si sentono più inclusi nella comunità. Oppure ancora, se riesco a capire meglio le cose che non riuscivo a fare individualmente e a dare l'importanza di non fare tutto da solo. Questo voglio dire, cioè non ce le siamo inventate, nel senso che sono proprio le cose che sono uscite fuori, ok? Cose interessanti, dice, impariamo a conoscerci e essere una squadra. Magari dove poi magari li vedi al campetto e drammatizzano cose pazzesche quando perdono la partita delle 14:10, eccetera. Per quanto riguarda i docenti, cosa è successo? È successo che intanto lavorare in parallelo è importante, ovviamente, nel senso che noi ci siamo ritrovati, abbiamo cominciato, abbiamo deciso di fare questa cosa, già con un'esperienza tutto sommato pregressa, non casualmente tutto sommato, cioè nel 4-4 dello scorso ciclo ci si sono trovati nuovamente insieme. E partendo da questo, cioè il lavoro parallelo ha reso sicuramente più efficace il lavoro del docente, il lavoro del coordinatore, del ricercatore, poi si è riverberato in maniera positiva sulla classe. E senza dubbio applicare la stessa metodologia favorisce lo sviluppo dei rituali che agevolano tutto il lavoro. Cioè il lavoro di gruppo in questo modo è sicuramente faticoso, fisicamente faticoso, e presuppone un lavoro preparatorio non indifferente, le prime volte. Però garantisce poi una ritualità che diventa automatica, perché i gruppi si comunicano quotidianamente per motivi di relazione particolarmente forti che si verificano sempre, poi di parte in automatico, che agevola il lavoro questo e comunque permette di fare, come dicevano i nostri ragazzi nella slide precedente, ti permettono di fare squadra, che anche all'interno del consiglio